Ormai lo sapete ragazzi, ve la devo portare questa serie perché vi piace tantissimo e anche a me piace davvero davvero tanto. Minecraft, ma ogni morte la mia texture pack diventa hot. Ci siamo, allora, vediamo un po', eccola lì. Lo sapevo, di solito queste texture pack hot ragazzi sono con un cielo un po' particolare. Poi sinceramente questo è il terzo video che faccio su questa serie perché ragazzi a voi piace tantissimo e già mi posso aspettare qualcosa nell'inventario. Vi dico, io queste texture pack non le ho viste, le ho scaricate senza vederle, nel senso ho scaricato un pack folder e quindi le sto reactando tra virgolette per la prima volta con voi. Allora andiamo a vedere se nell'inventario appunto c'è qualcosa. Ok, allora come possiamo vedere è molto molto classica, non c'è nulla di che a parte lei che si... Voi mi raccomando ragazzi, tenete il vostro pisellino tranquillo. Detto questo possiamo andare ad attaccare subito il primo nemico, anche perché ragazzi ne abbiamo veramente veramente tante di texture pack. Si è clacciato. No, me lo rompi il letto, Ok, allora. Oddio, questa già è abbastanza hot. Ma mi sembra che l'abbiamo già provata o sbaglio? No, questa è nuova. Allora, vi dico, questo sfondo nell'inventario noi già lo abbiamo visto nello scorso episodio di questa serie. Oh, mi sa l'abbiamo provata questa Rias. Ragazzi, non mi ricordo. Questa mi sa che è nuova, ragazzi. Il cielo è nuovo, ma l'inventario non mi sembra nuovo. Oppure, forse avevamo visto solo gli utensili e non l'inventario. No, signor Blue, dai. Ragazzi, è aggressivissimo. Niente, ci ha distrutto. No, non posso farle vedere ste robe. No. Ok, problema risolto, abbiamo skippato una texture pack che appunto come avete visto non vi posso far vedere ragazzi, scusatemi, ma YouTube mi ammazza. Altra texture pack per noi, allora cerchiamo di vincere e non di farci sconcentrare da queste texture pack. Allora, l'inventario di questa è molto chill come vedete, è molto tranquilla questa texture pack, a parte un po' la camicia che ha questa donna sbottonata. Però comunque per il resto ragazzi è molto molto tranquilla. Signor già. Ho hittato, oh mio Dio, non mi ha saltato. Ok, allora, altra texture pack. Questa è molto chill, devo dire, a parte i piedi, a me non piacciono i piedi. Se a voi piacciono i piedi, ragazzi, guardateli, a me non piacciono i piedi. Abbiamo la spada che comunque è default, la maggior parte qui è default. Però appunto il cielo cambia, vediamo un pochettino perché mi sa che questa è proprio una default solo con il cielo modificato. Sapete che non lo so? Allora, intanto il signor giallo qui perde il letto. Oh, quanti siamo? No. Il giallo muore e io mi killo anche il giallo. Me li killo entrambi. Vabbè, dai ragazzi. Allora, il giallo lo abbiamo eliminato, quindi tranquillamente noi possiamo ora andare ad eliminare il bianco. Devo dire, questa è la texture pack più chill. A parte lei che è in questo modo, non mi sembra nulla di male. Anzi, è molto molto tranquilla. Per il resto non c'è nulla. Allora, facciamo una bellissima protection. E vorrei farmi esattamente un'armatura, una fireball, un altro po' di blocchettini. Tranquillamente ragazzi, possiamo andare ad eliminare il team bianco. Fireball jump per noi, il bianco sta arrivando, ma anche noi stiamo arrivando e siamo messi molto molto meglio, quindi tranquillamente bro puoi morire. Allo stick del knockback, ma non mi prenderai. Chiudiamo l'invase perché non abbiamo abbastanza tempo, quindi dai. Letto rotto, vieni qui signor bianco. Spada in ferro con sharpness, ragazzi mi fa troppo danno. Ma nulla, è così potente da distruggere il marchessone. Allora, mangio chiamone d'oro e direttamente possiamo andare a prendere anche il team pink, che appunto è il team successivo. Abbiamo perso il letto però, dobbiamo valutare anche questa cosa. Però, essendo che noi siamo OP, soprattutto con queste texture pack, possiamo fare così, rompere il letto al verde. Benissimo. Oh, quanto gold. Allora, ci prendiamo spada migliore, mele d'oro, fireball per scappare, blocchettini, mangiucchiamo le mele d'oro. Abbiamo il pink lì, ok. Sta tornando in quella base, secondo me è pieno di smeraldi, perché stava tornando comunque dal centro, dobbiamo calcolare anche questo. E secondo me, ripeto, è pieno di smeraldi. Allora, una spada in stone. Io potrei fare così. Così. Intanto un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Benissimo. Dai Marques che riesce a vincere questo game. Rimane solo il blu. Però purtroppo ragazzi non abbiamo nemmeno una sharpness. E una sharpness ragazzi a noi serve per forza. Spero che questa donna ci porterà fortuna. Noi potremo fare tranquillamente così. Tanto abbiamo due fireball, un po' di blocchettini. Dopodiché
Fireball Jump, lui non c'è. Gli rompiamo tranquillamente il letto, mela d'oro. Ragazzi, abbiamo la win in pugno proprio, è nostra. Ok, qui possiamo farci anche una sharpness, abbiamo 10 diamanti. Possiamo farci sia sharpness che protection di livello 2. E dobbiamo però trovare comunque il team blu. Allora, facciamo sharpness, protection di livello 2, Manic Miner. Qua ci prendiamo altri Fireball tranquillamente, altri mele d'oro, ok. Proviamo ad andare al centro perché è possibile che lo becchiamo al centro questo signore. Dai, team blu, ma perché devi camperare? Allora, ragazzi, facciamo il Trigger Shop tranquillamente. Trigger Shop per noi, 77 metri. Allora, lo abbiamo, mi sa, di sotto. Dovrebbe essere nella base azzurra. Eccolo lì, eccolo lì. Oh. No, non ci credo. Non ci credo. Oddio. Sì. Marquez, mamma mia. Allora ragazzi, lo sapete benissimo che dobbiamo concludere con una win. Ho cambiato texture pack, siamo già con un nuovo texture pack e cerchiamo appunto di non morire, anche perché è l'ultima partita, quindi dobbiamo fare una bellissima figura. Allora, questa texture pack, l'inventario animato, non c'è nulla di male. Qui abbiamo una donna, un'altra donna che in realtà è chill, ok, nulla di che. Possiamo andare ad attaccare tranquillamente il signor verde. Il mirino di questa texture pack è abbastanza strano. Credo che voi non lo guardate per niente il mirino. Ok, tu cadi. Ok, morto. Ho due cuori. Potrei tranquillamente attaccarlo, ma sicuramente ci muoio, ragazzi, perché per forza non posso killarlo con tre cuori. Almeno che lui non fa lo scemo. No, da caduta, non ci credo. Nuova texture pack. Allora, prendiamo un attimo una shear, che comunque è molto molto importante. Abbiamo, oh, questa già, raga, no, copri quelle chiappe. Questa già, ragazzi, è un po' più inventario, chill. Bello questo fireball jump, molto figo, davvero, devo dire. Però tu mi spieghi come io, mentre ti sto aiutando, tu mi devi rompere il letto. Ma no, tu mi spieghi questa cosa, perché io ora potrei arrabbiarmi e massacrarti. Obiettivo di oggi ormai è vincere con questa texture pack, però eliminare il team blu. Allora, abbiamo la spada in stone questa. Oddio, per essere stone è troppo bianca, sembra una spada in ferro, ragazzi. Non ha preso knockback. Quanta vita ha? Due. È un hit. Ok, morto. Quattro diamanti, ragazzi. Ci conviene andare in base? Sì, ci conviene andare in base. È molto molto complicata ormai questa partita, perché non abbiamo vita. Però possiamo farci una sharpness, e se ce la giochiamo bene e recuperiamo un po' di vita, quasi quasi ce la potremmo anche fare. Allora, dobbiamo fare subito intanto sharpness, e già siamo messi meglio. Poi me la do immediatamente fireball e altri blocchettini. Oh, questa texture pack comunque è carina. Nei commenti fatemi sapere la vostra texture pack preferita tra tutte queste. Ok, morto. Ci conviene attaccarlo? Ci potremmo provare, ragazzi. Cioè, non è un problema attaccarlo. Fireball sul letto, intanto è scoperto. Sta prendendo anche fuoco. Ok, letto rotto. Abbiamo fatto una protection, via 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 dietro. Siamo vivi, intanto gli abbiamo rotto il letto. Il problema è che non abbiamo tanta vita. Sta scappando il cotardo. Io, ragazzi, non ho vita, da una parte mi va anche bene, perché se lui mi attaccava io ci morivo tranquillamente. Invece è un pazzo, è uno scemo che non ha approfittato di questa roba per fare il kill. È anche... non ci posso credere, è caduto. Allora, mangiucchiamo le mele d'oro e tranquillamente, ragazzi, dobbiamo andare a vincere questo game con questa bellissima texture pack. Abbiamo il team giallo da questa parte, che mi non è nemmeno in base. Letto rotto, benissimo. Dai, ragazzi, che vinciamo. Dai, ragazzi, che vinciamo. Io lo so, me lo sento. Portiamoci una fireball, che comunque ci permette sempre di scappare dalle situazioni più brutte. Le fireball, ragazzi, è tipo un ender pearl, ma diversa, perché vi aiutano tanto. Con l'ender pearl ti tippi, ma con la fireball prendi, scappi, salti, sei un coniglio. L'unico con il letto è il grigio, che abbiamo ora davanti. Quindi bella questa fireball. Oh, ma che protection hai? Ma che cazzo di protection hai? Mamma mia, ragazzi. Questo è un minimo la protection di livello 3. Direi di concludere proprio questo video con questo sfondo. E che dire? Noi ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, che ve lo chiedo a fare. Vi auguro una buona giornata. Le texture pack le trovate tutte nel mio server Discord, canale texture pack. Io vi saluto, ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video. E questa sera alle ore 19 in live. Bella.